Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal complesso religioso della chiesa di San Pio da Pietrelcina, questo sagrato, questa chiesa a cielo aperto che venne consacrata il 1° luglio del 2004. Oggi qui per raccontarvi un episodio che accadde nell'immediato dopoguerra ed è Padre Costantino Capobianco che ce lo racconta nel suo Detti aneddoti di Padre Pio. Lui non ricorda la data precisa, però ci scrive che accadde proprio nell'immediato dopoguerra. Padre Costantino, nelle sue memorie, scrive che su, nel corridoio della clausura, quindi in convento, c'era una lunghissima fila di uomini assiepati, quasi in attesa del passaggio di Padre Pio. Pensate un po', dalla cella numero 5 alla cella numero 1, tutto il corridoio era pieno di uomini, perché era clausura, le donne non potevano entrare, uomini che attendevano il suo passaggio. E a volte potete anche chiedere come mai degli uomini aspettavano Padre Pio accanto alla sua stanza. Beh, si trattava di persone che erano un po', tra virgolette, raccomandate a chi da frati, chi da figli spirituali, situazioni strazianti da mettere subito dinanzi a Padre Pio affinché lui intercedesse. Beh, spiega Padre Costantino, c'erano tantissime persone. Tra queste riuscì a farsi spazio un uomo, un uomo di montagna, ecco, racconta questo Padre Costantino, abbastanza grosso, alto, con un inginocchiatoio. Un inginocchiatoio, aveva realizzato un inginocchiatoio, c'era questo inginocchiatoio che lo sollevò e si fece spazio per tutta la folla verso la stanza numero uno di Padre Pio e chiamando Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio. Padre Pio gli si avvicina e gli dice: che cos'è? Di che si tratta? Lui dice: l'ho fatto io con le mie mani ed è di un legno pregiato e lo voglio donare a lei in segno di gratitudine per la grande grazia che ho ricevuto. Padre Pio lo guarda, lo ringrazia e poi gli dice: le grazie non le faccio io, le fa Dio. Padre Costantino era accanto ad un altro suo amico, il commendator Tucci, che lo guardò e gli disse: ha sentito Padre Costantino, le grazie non le fa Padre Pio, le fa Dio.